Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con Nico e il Fido Birbo perché vogliamo parlarvi della manutenzione che ci sarà domani mattina. Ok. Mattina. Sì, ok, dalle 9 a mezzogiorno. Sì, domani mattina. O ok. Meglio, da domattina fino a domani sera. No, dai, esagerato, Nico. Allora, no, in verità di recente non l'hanno più fatte robe del genere. No, infatti, anzi. Se ti ricordi anche per atto 7.2 cos'è? Per l'una avevano finito nemmeno. Sì, è vero. Ah, quindi sono stati abbastanza veloci. Comunque, quali saranno questi cambiamenti? Prima di tutto, la cosa meno importante, cambiano l'evento estivo dal Petopeng all'Hola Liuk, come molti pensavano. Ok. Esatto. Questo interessa non a molti, a me sì. Primo bug fix. I buff Jelly e i buff Lupo delle squadre della Torre del Cielo aumentavano anche le statistiche dei giocatori e non solo quelle di Nosmate e Troop. Questo cosa vuol dire? Che c'erano alcune squadre, appunto Jelly e Lupo, che avevano l'effetto che leggeva precisamente, ora lo leggo qua dal gioco, incrementa la forza d'attacco delle tue unità di 50 più piano per 200, e ai piani altissimi arrivavi ad avere un aumento proprio come danno migliorato 1000-1200, cose del genere. Solo che questo aumento doveva applicarsi solo ai Nosmate, ai compagni, ai pet e a quelli che evocavi, e non anche al personaggio. Però molti lo hanno utilizzato per fare i piani fino al 50, non con facilità, perché hanno comunque trovato difficoltà. E da domani questa cosa non si potrà più usare. Tuttavia, chiunque ha utilizzato questo bug per scalare la torre non andrà incontro a nessun problema, in quanto Fedar, uno del coma, ha già specificato che mai è acqua passata per chi l'ha fatto. Ecco, sì, i soliti sculati. Quindi praticamente possiamo dire che la torre è infattibile da terminarla senza questi buff. Per gli spadaccini diventerà sicuramente infattibile. Per arcieri e maghi, che hanno buoni attacchi ad area, ci potrebbero essere altri setup per finirla. Per esempio, molti, oltre alla Jelly, hanno utilizzato anche la benedizione terrificante, che è un più 50% ad attacco e difesa. Poi, che l'uovo misterioso, se accompagnato dentro la torre, si schiudeva immediatamente. Sì, questo era un bug minore, perché comunque avevi semplicemente il pet base, non potendolo evolvere, non essendo Pasqua, ti rimaneva là in minimi. Semplicemente permetteva di fare più facilmente alcune delle squadre che richiedevano questi pet, tipo quella del lupo oppure quella delle evoluzioni. Vai Nico, il prossimo bug fix è tuo. Per un periodo di tempo la terza SP dell'artista marziale, il maestro lupo, non poteva essere ottenuta in nessun modo, poiché la missione non è accettabile, sia che tu avessi fatto le missioni precedenti o meno. Certo, molti avevano risposto che però potete fare uno scambio con 30 gemme laurena, ma non è questo il punto, la missione era bloccata in sé per sé. Però da domani si può rifare, quindi chiunque voglia creare personaggio, sappiate che è il momento giusto, perché oltre a poter avere di nuovo tutte le ST, avrete anche un'altra modifica di cui parleremo avanti. Il prossimo bug fix comporta il completare la Grenica non veniva contato per le missioni giornaliere di Gilda. Ora questa modifica è stata sistemata. E quindi purtroppo si tornerà a fare il Greniga nelle missioni di Gilda. Io me lo volevo evitare. Delle ottime ricompense. Poi i pet e i partner non seguivano più il giocatore nella Torre del Cielo dopo la morte più rinascita. Questo in verità non succedeva solo nella Torre del Cielo. Ogni tanto, anche se ti morivano semplicemente in un raid, i pet non li potevi più richiamare dalla miniland, o anche se andavi in miniland a chiamarli personalmente, non ti seguivano. Continuavano a dire che c'era un cooldown da aspettare. Questo si poteva risolvere solo riloggando. Poi appunto i mostri di atto 7.2 comparivano nei raid Valakus e Greniga. È stato risolto. L'importante, un altro bug fix che farà morire la voglia a tutti di scalare la torre, è che pet non potranno più mantenere i buff che hanno ricevuto nella miniland. Infatti potrei portarti pet con 1000 buff, anche se in teoria non dovresti esserne capace. Ora anche questo è sistemato e la torre è sempre più difficile da scalare. Esatto. Molto più difficile. Molto, anche perché molti veramente facevano il giro buff ai pet per fare la torre. Sì, e anche Rodin l'ha mostrato. Un'altra cosa che era semplicemente una sdoppiatura fatta male, c'era una TS di 7.2, quella del deserto nord, che era presente anche nel campo banditi deserto. E adesso è stata rimossa da quest'ultima mappa perché non ha senso avere la stessa TS in due punti di.
Il tatuaggio conoscenza magica, quindi tatuaggio serpente, non calcolava nessuna resistenza magica ottenuta dagli effetti, tutta la difesa aumentata, come balestre, buff difesa del portatore di morte. Sì, questa pensavamo che fosse una meccanica voluta, pensavamo che il tatuaggio contasse solo gli aumenti specifici della difesa magica, però questo ci dimostra che non era inteso, volevano che contasse tutti i tipi di difese aumentate, quindi ecco. Molto probabilmente ci saranno altri cambiamenti in futuro, altri bug fix per altri tatuaggi, o chissà di nuovo per questo, perché come abbiamo potuto notare anche tra gli inglesi, alcuni l'hanno fatto notare, il tatuaggio conoscenza magica a volte non funziona, semplicemente non funziona, quindi anche tutti gli altri che hanno conoscenza magica, anche se magari non vi funziona, è comunque meglio tenervelo, perché comunque poi per riottenerlo dopo sarà un dolore. L'ultimo bug fix, il debuff posseduto potente del cacciatore di demoni non si diffonde più ai giocatori non PvP quando viene ricevuto in modalità PvP. Sì, ogni tanto facevo anche io questo piccolo bug che andavi in arena con qualsiasi personaggio, ti facevi fare posseduto potente da un qualsiasi cacciatore di demoni, la settima specialista dell'arciere, e poi scendevi a Nosville, a botteghe, dove trovavi più gente possibile, e rimanevi lì ad aspettare che il posseduto si diffondesse, perché ti contava di nuovo con tutti gli alleati intorno e appunto lo manda ai tuoi alleati, ovvero i nemici di chi ha messo il malus. Ma che figata! Sì, bellissimo, perché vedevi tutte le botteghe a un HP. Poi, dove siamo arrivati? Alle feature. Alle feature, sì. Vai. Ora, primo cambiamento effettivo è stato fatto con il titolo Uccisore di Paimon. In passato aumentava la resistenza oscura dell'1%, ora l'effetto è stato modificato e invece di dare appunto un 1% dà un più 4 base a resistenza oscura. Non è una modifica importante, però è comunque un miglioramento. Sì, infatti. Cioè, prossima cosa, molto importante effettivamente, il calo delle resistenze è stato aggiunto alla maggior parte delle armi secondarie dell'artista marziale. Ciò vuol dire che adesso gli artisti marziali non avranno più il calo resistenze solo sulla primaria, ma anche sulla secondaria, così come lo hanno avuto tutte le altre classi fino ad adesso. E ciò gli permetterà di essere più versatili in PvM. Esatto. Mi raccomando, non fraintendete la cosa. Il gettone è comunque un oggetto difensivo, non è utilizzato come un'arma. Però i boss che hanno rilasciato avevano tutti delle resistenze pensate per chi avesse delle armi che riducessero tipo di 50 delle resistenze nemiche, grazie al fatto che si sommasse sia riduzione primaria che secondaria. Mentre invece gli artisti erano limitati a ridurre solamente di 30, quindi danno elementare era praticamente assente per loro i boss rilasciati in quest'ultimo atto. Ora invece questa cosa è stata sistemata. Occhio perché... nell'ultima future cosa c'è? Il bilanciamento, dell'SP. Incompleto vorrei usare dire. E anche... Incompleto, è vero. Questa è la prima parte. Sì, l'hanno scritto, adesso l'hanno aggiunto anche nell'italiano, l'hanno aggiunto dopo che è stato segnalato. La situazione verrà monitorata attentamente e faranno affidamento anche sui feedback per eventuali aggiustamenti. Quindi dicono, aspettatevi che qualcosa venga cambiato. Esatto. Questi bilanciamenti sono stati scelti con cura, in quanto vi sono importanti aggiustamenti anche nei buff. Influenzeranno in modo significativo lo stile di gioco di molti giocatori e si aspettano altri bilanciamenti nel prossimo futuro. Esatto. Quindi entro fine anno comunque sempre. Quindi andiamo a vedere queste modifiche. Andiamo a vederle queste modifiche. Allora, la prima, che è quella proprio che mi ci è caduto l'occhio, no? Proprio... mi ci è proprio caduto l'occhio. Cacciatore, quindi si parla del Ranger. Occhio di falco, la skill. Ora può essere lanciata solo su se stesso. Io ragazzi godo come un riccio appena nato. Allora sì, per il PvP e per Corona è una cosa bellissima, perché adesso solo il Ranger stesso potrà avere questo buff che è OP in alcuni casi. Esatto, anche però troppo. Per le maratone, per 6.2 sarà molto più lento. Tutte le SP dell'arciere tranne il VK potevano utilizzare Occhio di Falco. No, potevano abusare. Anche l'angelo effettivamente aveva solo due skill, quindi... È troppo OP, perché tu comunque cosa facevi così? Potevi utilizzare qualsiasi tipo di SP, tanto avevi il tuo PG livello 30-36 che ti buffava con Occhio di Falco, no? No. Sì, infatti, per la precisione era davvero OP perché non missavi mai. Cioè, 10% in verità si applica tantissimo. Sì. Da arciere lo noti che quel 10% missi tanto. Esatto. Però era comunque troppo importante. Troppo. Vero. Alla fine, finalmente...
reinizieranno ad utilizzare il Ranger, cosa che comunque a me piace tantissimo. Il Ranger, quindi serio, vedremo più Ranger in giro. In PVM, cioè, ci sono comunque tatuaggi, ci sono comunque tarocchi, il morale del war che ti aumentano l'hit rate, basta. Cioè, cosa vogliamo avere di più, sì, in PVM? Modi per missare meno ci sono, principalmente per le Zenas, ma anche per 6.2 e nel Kirollas, mi pare di capire, non li faccio molto spesso, la mancanza del danno extra in base alla distanza si sentirà. Queste attività rallenteranno. Anche perché, come dicevo in privato a voi due prima, comunque questo gioco, il PVM, è molto molto semplice. Sì, quindi che sì, lo rendano un pochino più complesso ci sta. Guerriero sarebbe il classico war che noi conosciamo come war. Urlo, quindi morale, giusto? Esatto. Quindi non quell'urlo. La durata del buff cambia da 360 a 300. Io sinceramente questa avrei pure lasciato com'era, cioè ok, sì, sono 60 secondi, un minuto, però vabbè, alla fine non è tutto semplicemente uniformato alle altre S. Esatto, esatto. E poi il buff è stato modificato. Ora aumenta l'hit rate e l'elusione del seguente valore: livello del giocatore per 2. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono livello 90 e mi faccio morale, io vado ad aumentare il mio hit rate e l'elusione di 180. Esatto. Quindi resta la domanda: ma il danno e la difesa? Questa era una cosa di cui si parlava molto, che il morale non aumentasse solo precisione e hit rate, ma anche attacco e difesa e leggermente, insomma, tutte le statistiche. Io ho fatto delle prove, ho un video privato per mostrarlo. Il morale, prima del bilanciamento, aumenta attacco e difesa di livello per 1. Dopo il bilanciamento, quindi, questa cosa non ci sarà più. Vi metto in descrizione di questo video il link al video del Fido Birbo in cui mostra comunque questa cosa, che appunto il danno viene aumentato con la morale. Ricordiamoci che viene aumentato di livello per 1 del giocatore, quindi casomai a livello 1 è più visibile la cosa, perché se un PG livello 1 si mette a basare, arriva un PG livello 99 a fargli morale, è ovvio che la differenza si vede nettamente. Invece a livelli alti, come posso essere io per esempio 99 più 60, se mi faccio morale, se io di mio faccio 10.000 di danno, col morale faccio 10.099, quindi la cosa era impercettibile. Poi anche se non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda il livello di precisione e di evasione, in quanto non abbiamo mai avuto modo di testarlo. Quindi non possiamo dire se adesso verrei missato avrei più precisione rispetto al passato, questo non lo possiamo dire. Una cosa che possiamo però azzardare è che l'evasione sia più o meno identica, in quanto Pelle di Ferro è stata anch'essa modificata. Oltre a tutti gli effetti che ho impassato, avrà un aumento dell'evasione pari al livello del giocatore per 2. Quindi in totale un war avrà sempre un livello per 4 in più di evasione. Quindi il livello 99 è praticamente più 400 di evasione. Quasi 400, questo sì. Questo campo non è praticamente modificato, solo appunto il livello di precisione, fino a nostra conoscenza almeno. L'esploratore. La prima skill che cambia è falco da caccia, che effettivamente non esiste. La skill falco da caccia non esiste, però, visto da come è scritto, penso che si riferiscano alla skill spia, che ti mette appunto un falco in faccia al nemico a cacciarlo. Sì. Questa spia segue il nemico e tu gli puoi dire di dare un attacco. Però, essendo questo falco un'entità diversa dal giocatore, non si è mai saputo precisamente in che modo funzionassero i suoi danni, in modo simile alle meteore dell'Arcimago, le mine del Destroyer, i cloni del Veggente o di Ombi. Adesso viene scritto che il falco da caccia scala meglio con l'aumento dell'attacco e della difesa in PvP ed il livello della fata. Inoltre, baserà il suo calcolo sul livello del personaggio, il livello d'attacco, il potere d'attacco, ovvero la statistica, ed il danno elementale. In totale, il danno è leggermente abbassato, a quanto dicono. Però bisognerà sempre controllare. Forza vitale. Lo scudo anticritico dell'esploratore verrà modificato molto leggermente. Il buff in sé dell'anticritico viene spostato su un terzo buff, di durata ignota al momento, immaginiamo comunque sempre la durata classica dello scudo come prima. L'effetto rimane, riceve un massimo di 7.000 danni critici, ma
scomparirà dopo aver ricevuto 10 colpi critici che superano la protezione dello scudo. Okay. I buff, oltre a questo, rimangono totalmente uguali. Infatti, come dicevamo prima, dicevamo che in PvM potrebbe cambiare la situazione, perché già se immaginiamo una Fernon, che comunque lì i critici volano, quindi lì sicuramente l'esploratore avrà più difficoltà, quindi dovrà sicuramente fullare di più. Però in PvP, se già vado io con lo spadaccino e cerco comunque di fargli 10 critici, io sono già bella che morta. Sì, ciaone. Quindi 1v1, 10 colpi si fanno velocemente, sì, ma 10 colpi critici, esatto, non poi così tanto. Quindi secondo contando noi che la sì, esatto. Quindi secondo noi è cambiato a dir poco la situazione. Ok, quindi altra cosa fighissima che hanno fatto al crociato, quindi caricamento triplo, che sarebbe la classica tripla del crocio. L'abilità ora può essere lanciata solo su se stessi. E io godo. Da adesso non siamo più dei PG buff, ragazzi. Allora, molti dicevano, ah, non verranno più addati spadaccini nelle maratone, nei ride. Ma non è assolutamente vero, perché comunque rimangono lo stesso i buff del crocio. Preghiera d'attacco e preghiera di difesa, che comunque fa sempre comodo, e in più il malus, il calo del crocio, che comunque diminuisce le resistenze di luce. Quindi se sono boss oscuri o anche boss in cui vengono utilizzate tante SP luce, come tipo i VK, comunque avere un malus che cala le resistenze luce ci sta assolutamente. Da contare che sui buff sul livello 10. Esatto, contare anche che adesso con le 60 un crocio con delle 60 ben messe comunque va a fare danni quanto un arciere, quindi voglio dire, se si tripla, secondo me li supera anche i danni di un arciere. Ma infatti quel che mi preoccupo io è nei raid non oscuri, tipo gli Zenas, venivano accettati più spadaccini, anche non più 60, perché venivano fatti mettere più croci per le triple. Sì. Ho visto molte maratone in cui si rifiutano di pensare che monaci, berserker o rinnegati oscuri possano essere dei veri e propri killer se non sono al 60. Questo in parte è vero per la mancanza degli aumenti danni sulle balestre, però comunque secondo me una possibilità deve essere data anche agli spadaccini under di essere killer. Anche del veggente non è stato cambiato granché. L'unica cosa che è cambiata è la sua ulti, la sua 20, Abracadabra Super, che in modo simile appunto a Ongbi, come dicevo prima, crea dei cloni, e allo stesso modo del falco da caccia dell'esploratore non si sapeva mai esattamente come funzionasse il suo danno. Abbiamo provato a capirlo facendo dei vari test sui polli, ma è sempre stato impossibile, perché anche togliendo e rimettendo equipaggiamenti il danno rimaneva sempre molto simile. Adesso, esattamente come con l'esploratore, si bilancerà meglio con aumenti di attacco e difesa PvP, la fata, il livello dei giocatori, l'up dell'attacco, la statistica attacco e il danno elementale. Nel danno complessivo dei cloni del veggente, quindi, dovrebbe essere aumentato. E poi finalmente hanno fatto qualcosa per il destro. È il danno dell'entità. Sì. Come quello che abbiamo detto prima, si baserà di più su ciò che il personaggio ha da offrire. Esatto. Prima, di nuovo, non sapevamo su cosa si basasse, adesso si baserà sul personaggio in sé che la lancia. Quindi un distruttore, un veggente o un esploratore di livello più alto faranno più danni con queste skill. La cosa bellissima, che secondo me è molto utile, caduta nell'inferno, la sua final. Sì. Il tempo di cast è 1,2, è sempre stato quello. Sì. Però c'era comunque il problema dell'animazione troppo lunga. Esatto, era. Quindi anche se il cast era 1, tu per poterti muovere di nuovo dovevi utilizzare il bug per raccogliere qualcosa da terra e poterti muovere. Pensa tu. Adesso questa cosa non sarà più necessaria. Hanno detto di aver diminuito il tempo dell'animazione, del blocco dell'animazione, a un secondo. E quindi per castare la skill devi sempre star lì a far lo stitico. Sì, che comunque bello. Io pensavo avessero in cui vedi i cerchi rimane. Poi portatore di morte. Allora, hanno ridotto il consumo degli MP, delle skill, perché sinceramente raga, facevi il giro skill e ti ritrovavi senza MP così a caso. E addirittura la final finalmente non è più a bersaglio singolo, ma è a OE di due celle, quindi ottima cosa per una final che penso sia normale sia OE, cioè almeno per come la vedo anche perché io. Perché crea un cratere, quindi esatto, perché quindi non fa danno ad aria. Ci sta. E poi il cooldown di corazza ultimativa è stato ridotto di parecchio, da 150 secondi
a 60 secondi. Ora la durata del buff equivale al suo cooldown, quindi puoi avere sempre la corazza attiva. Perfetto, ottimo. Un'altra modifica è l'animazione del colpo base, che ha subito lo stesso trattamento della ulti del distruttore. Sì. Ora anche quella sarà molto più rapida. Anni fa c'era Japan Legend sul forum che disse che avevano effettivamente velocizzato l'animazione dell'attacco base del portatore, appunto, di tipo un millisecondo. Lui lo notò facendo delle prove col suo personaggio spadaccino e poi la manutenzione dopo notò come questa cosa fu rimossa. Quindi questo potrebbe essere ciò che Japan notò anni fa. Il gladiatore hanno ridotto, ma non di tantissimo, di 10 secondi il cooldown di alcune skill. Però, come abbiamo potuto notare qualche settimana fa, quando hanno per sbaglio messo i buff nei server live, ribollire del sangue, il buff del gladiatore, aumenta la precisione del gladiatore stesso di livello per 2. Qua lo chiamano ninja, noi lo chiamiamo come samurai. Noi lo chiamiamo Blade. Esatto, lo chiamiamo Blade. Ha tre nomi, sì, tre nomi stesse: Ninja, Samurai, Blade. Sì, io lo chiamo in effetti Blade. Hanno ridotto l'animazione anche qui da un secondo a 0,5 secondi. Quindi attacco alla velocità della luce, che sarebbe quella spinta in avanti che dava. Io la chiamavo tipo spallata, che poi spallata non è, perché comunque dal colpo con la spada. Poi rimaneva infatti bloccato dopo aver dato questa skill, questa spadata, per un secondo, quindi immobile senza poterti muovere. Adesso l'hanno ridotto del 50%, quindi 0,5 secondi, che comunque male non fa. E taglia a croce, anche quello, l'animazione dopo il taglio a croce che rimaneva così, l'hanno ridotto da un secondo a 0,5 secondi, quindi abbastanza buona. Come anche attacco della velocità della luce, il range è stato aumentato del 5,7. È vero. Eh sì, perché comunque noi spadaccini che siamo lenti dobbiamo avvicinarci, quindi in qualche modo. Poi, Mystic Art, Nico? Il cooldown di entrambe le skill buff, ovvero Irradiazione Lunare e Custode del Fiore, avranno entrambi solamente 90 secondi invece che 180. Così che è possibile cambiare modalità più spesso. È una modifica, sì, molto utile, però non sistema fatto l'SP, in quanto tutte le altre skill hanno comunque cooldown da 2 a 5 minuti. Però è comunque un passo in avanti. Io assolutamente sono, da una parte sono contenta, perché non avrei mai voluto vedere un bilanciamento come quello che mostrarono nei video coreani di 4 anni fa, perché lì veramente avrei deletato, perché erano cambiamenti troppo drastici, ma non inerenti al nostro modo, al nostro modo di gioco. Esatto, quindi non erano proprio, quindi sono contentissima che non siano quelli, e sono contenta, assolutamente contenta per i buff personali Occhio di Falco e Tripla, e vorrei che tutti i buff dell'SP, degli specialisti, fossero personali, perché valorizzerebbero di più lo specialista in sé. Perché adesso gli specialisti che si usano sono quelli che si mettono in mini o si mettono fuori da un raid per poter buffare tutti, e alla fine sempre si usano quelli, sempre le stesse special card, e sono sempre le stesse combo. Esatto, quindi ovvero Esplo e Monaco. Esatto, Esplo, Monaco, le solite SP, insomma, che fanno tanti danni, che sono super OP, ma sono super OP anche a causa di tutti questi buff che uno si può fare. Oh, voi siete contenti di questi cambiamenti? Beh, a parte per il fatto appunto degli spadaccini nelle maratone, sì, io sono abbastanza contento. Anche se sono tutti cambiamenti quality of life, niente che sia un vero e proprio bilanciamento, esatto, sono tutti miglioramenti leggeri per migliorarti la vita, sono effettivamente contento. Io comunque credo che vedremo molti più croci in giro, perché vi ricordo, ragazzi, che se riusciste ad arrivare al 60 e riuscite comunque ad ottenere una spadina e una balestra 60, che non devono essere per forza full statistiche PvP, che quindi costano 3-4 full, ma ci sono veramente in giro spade e balestre che non costano moltissimo, da PvM vanno benissimo, cioè veramente i danni, riuscireste a fare più danni di un arciere in tripla, secondo me. Quindi sì. Se avete una buona balestra, sì. Sì. Basta un critico, un danno migliorato, un permatripla. Magari danno al nemico o S percentuale al danno. Esatto. Secondo me, guarda che i croci... Ma così non diventano degli arcieri. Allora, i croci conquisteranno il mondo. Basta. La balestra è un attacco a distanza, quindi sì. E ricordatevi, hashtag non siamo PG buff.
Hashtag allora torniamo alle origini. Il sacro non si chiama cura. Esatto. Curami, donna. No, aspetta, e neanche Aura, però. Quello esatto, ancora prima. Ancora prima, Fede, quando c'erano ancora i nabbini. Immagino ormai nei cubi, sì. Oddio. Aura, non mi chiamo Aura. Mi raccomando, seguite il Fido Birbo su YouTube, vi metto il link in descrizione. Terminiamo qui il video, ci si ribecca domani per vedere come vanno le cose, insomma, come ci troviamo con la nuova manutenzione. Sembra che non esplodi tutto. Esatto. Sempre che non escano nuovi bug da bug fixare. Ciao ciao. Come questa ciao.